Vale a tutti ragazzi e benvenuti, io sono il vostro Mighty Mars. Oggi siamo qua con questo gioco che è nuovo per il canale, ma non è nuovo per me, perché in realtà io è già un bel po' di tempo che ho questo gioco messo da parte, che mi hanno regalato gli sviluppatori, ma poi non ho mai portato anche perché siamo stati fermi diversi mesi. Warriors Rest of the Glory. È praticamente un'arena sia PvP che PvE dove si combatte tipo una sorta di gladiatori. Ok, l'epoca sarà romana, ma indicativamente, diciamo, anche perché è molto ironico questo gioco. Vero che comunque gli sviluppatori ci hanno lavorato parecchio in questo periodo perché già l'home page la vedo completamente diversa, quindi molto probabilmente l'hanno aggiornato, ci sono molte cose nuove, quindi anche per me sarà un po' una novità. Ovviamente la base del gioco è sempre quella, nel senso che se te compri un'automobile non è che poi ti ritrovi un elicottero, sempre un'automobile sarà. Però secondo me l'hanno migliorato. Il PvP non c'era quando l'ho provato io, infatti era un elemento che sicuramente mancava. Ma andiamolo a provarlo. Io direi che inizialmente facciamo il PvE, che così ci prende un po' la mano. Poi facciamo anche il PvP, magari nel secondo episodio, vediamo un po'. Qui si parte con le caratteristiche. Intanto vuole la difficoltà baby, ok, medium e hard. Noi facciamo quella media, dai. Allora, si va, qui noi possiamo scegliere i vari nomi, oppure si può anche scrivere, credo, sì. Galtiero, però scusa, perché Galtiero? Gualtiero. A parte che non era neanche Galtero, era Gualtiero. Poi qua possiamo scegliere oppure andare random. Vedete che comunque è un gioco molto ironico, a casa mia si direbbe scazzone, però è simpatico, dai. Attributi, qui ho già messo gli attributi, si parte con un bel po' di attributi, abbiamo quello diciamo per la forza dell'arma, poi abbiamo i punti di movimento, diciamo, poi lo scudo, la probabilità di colpire, la stamina e i punti vita. Poi qua abbiamo anche diverse skill che al momento non te lo dà perché siamo alla prima partita. Qui abbiamo la possibilità di fare il duello, il torneo, il survival, che praticamente sono i vari incontri, sempre PvE, dove però ti rimane la vita, i punti vita dello scontro precedente. Poi abbiamo le caratteristiche che sono queste, l'inventario, che però me lo segna ma non me lo dà. Poi abbiamo le opzioni e questo ti fa praticamente vedere cosa ti danno i vari set delle armature complete, che vabbè, questa insomma, diciamo, è un po' una cavolata perché non è un gioco così tecnico, diciamo. Andiamo a fare il nostro primo duello, yes. Queste sono tutte le nostre abilità e queste sono tutte le abilità dell'avversario. Noi abbiamo ovviamente molti più punti perché loro partono proprio diciamo, da zero e quindi inizialmente partiamo abbastanza avvantaggiati. Le armi praticamente non le abbiamo, abbiamo un bastoncino. Ok, questo è il nostro raggio di movimento. Questa praticamente in blu sono la nostra energia e questi sono i nostri punti vita. Ogni volta che finiamo la nostra stamina dobbiamo recuperarla. Ok? Quindi noi possiamo arrivare qua, lui si avvicina e io mi avvicino, però prendo il primo colpo, l'ha evitato. Vabbè, è morto con un colpo perché è il primo. Ok, secondo me questo gioco sarà molto interessante i PvP. Per non ammazzarlo ci dà 58 monete. Tiè, era meglio forse se morivi.
Vedete, è molto ironico, dai. Però è simpatico. E ci ha dato il coltellino, 382 monete e un livello. Ok. È anche compatibile col gamepad, eh? Io non lo uso perché punta e clicca, faccio prima. Quindi adesso ci ha dato 5 punti di attributo in più. Qui, tranne lo scuro che tanto non lo uso, poi tutto il resto è abbastanza tutto importante. Poi le skill sono varie skill. Queste per il Critical Strike. Questo è tutto per il discorso se si usa l'arco. Questo è praticamente per ricevere più soldi, ok? Questo è per l'acclamazione della folla che poi vi farò vedere. Questo è riferito allo scudo. Qui abbiamo la possibilità di immobilizzare il nemico. Questi credo che siano avvenimenti, diciamo. Abbiamo il 50% di immobilizzare il nemico, però credo che siano casuali. Ah no, con un attacco medio è 50%, che okay, io siccome l'attacco medio lo uso sempre quello pesante perché abbiamo tre tipi di attacco e poi tutti questi dati che piano piano vanno sbloccati. Poi abbiamo 7 skill point perché ne abbiamo usati già un po' per i soldi che servono sicuramente. E poi io uso un po' l'arco e un po' l'arma melee. E quindi tendo più a usare queste. Infatti mi sono lasciato 7 punti per continuare poi verso questa strada. Inventory, per ora abbiamo il coltellino. Oh, siccome dallo scontro precedente ogni tanto ti regala un'arma, ci ha regalato quest'arma che è molto buona per noi. Ok. Poi abbiamo anche lo shop, ve lo faccio vedere, dove ci sono le varie armature, vari livelli, abbiamo 5 livelli di armatura, poi abbiamo le spade, ok, abbiamo le asce, e qui nemmeno, e allora io continuerei così per ora. Mi affido. Dai, vabbè, già morto, ma che schifo. Dammi i soldi. Che realtà poi, a concludere lo sconto subito, secondo me si sbaglia perché magari ti riesci a prendere qualche bonus, qualche soldarello in più facendo avanti e indietro sulla pedana. Vai, livello. Adesso vediamo un po'. 5. 12, adesso lo potrei anche prendere, shop. Eh sì, 16. Vabbè, intanto prendiamo questa che fa abbastanza male. Poi se volessi questo bisogna portarlo a 16. Andiamo di puntare a questo. Poi qua, qui è bloccata perché già non ho più soldi. L'arco ce l'abbiamo già, va bene quello che ci abbiamo. Quindi facciamo così. Inventory. Comunque un minimo di strategia ci vuole, anche se è un gioco un po' cazzone, però insomma, un minimo serve sempre. Questo comunque è assai più debole di noi. Però questo ci viene subito addosso. Cazzo! Ok,
prendiamo un po' di defense. Un altro po' di defense. Allora, lui sta acclamando il popolo. Questa è una specie di bonus che attualmente non uso perché con l'arco non posso perdere tempo. Alla fine, se lo usa all'ultimo livello, ti tira praticamente un gabinetto in testa e ti stordisce e ti fa anche un bel po' di danno. Io ho finito le frecce, mannaggia. No, ne ho due. Ah no, non ho più la stamina. Ok, devo dormire, saltare un turno. Ok. Ovviamente in PvP sarà tutto diverso. Soldi? Dammi, dammi. Ok. Prossimo però lo voglio giocare più aggressivo. Ok, adesso i duelli sono finiti, bisogna fare il torneo, ragazzi. Quindi non potrò comprare, non ho fatto in tempo a comprare l'ascia pesante. Spero che questo è il boss finale. Spero che questo non sia... Non ci danneggi sta cosa qua, che non siamo riusciti a prendere l'ascia. Vedete che questi sono già più cattivelli. Non è che gli fa morante però, eh. Io me la levo adesso. Mamma mia. Mamma mia che dolore gli ha fatto. Evitato. Merda. Doppio colpo è un bonus delle mie abilità e devo dormire. Se sentite un rumorino è il gamepad che c'è il meteorismo. Purtroppo. Che vibra. Ogni volta che mi colpiscono. Questi vanno ammazzati perché non ti pagheranno mai e noi li ammazziamo con piacere. Ok, questo già c'ha un po' più di difesa e un po' più di armor. Forse perché c'è l'armatura completa? No, nemmeno. Ma perché c'è lo scudo forse. Siamo mutande comunque, eh. Ecco, lo scudo l'ha già salutato. Ah no, ce l'ha sempre. Oh, la trappola, buono. Lui non può avanzare a sto punto. Eh sì, balletta, balletta. Minchia, due di fila. I soldi li vorrei però. Lui balletta, io piglio i soldi. Figli di puttana. I soldi mi servono. Questo si sta a fare un po' troppo convinto, questo. Finite le frecce. Ce la fa? No! Maledetto. Ai. Stai evitando tutto! Non è possibile! Su! Gli ho tirato 70.000 frecce.
Vai. Nuova pettinatura. Voleva la riga nel mezzo? Va bene. Continuiamo. Ultimo contro Ashur. Sweet potato. Agilità 14, defense 9, melee un pochino di più io, ma non tanto. E raggio di danno 7957. Aia, questo non scherzo, mi sa. Le banane. Vabbè. Dietro, 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 dietro. Bello! Eh no, queste mi servono. Una sola? Cazzo, ce l'ha anche lui! Ma non è possibile! Ma tutte! Torniamo, io non perdo tempo a fare i balletti. Anche se prendono punti vita pure, mi sa. Finite! Finite, finite le frecce! Scusate se guardo sempre in basso, ma tutti i comandi sono in basso. Cazzo, non posso colpire. Niente, lo sapevo. Toh, vai nella trappola. È morto? E adesso c'è il boss, che è quello che mi preoccupa. Questi, bene o male. Poi ci sono vari boss, eh. Questi hanno visto un po' troppo Kenny il guerriero, io ve lo dico. Da bambini fa male. Ah, questo è il boss. Ha più difesa, vitalità uguale, melee uguale. Ha un pochino 0-0. Ah, il raggio, sì, questa è la statistica con l'arco. Allora, insomma, poi ha un pochino più di vita, ha meno stamina, un pochino più di armi. Si dovrebbe fare. Poi l'arma glielo leviamo con l'arco un pochino. Se lui è lento. Dai però, cazzarola. Dietro. Lui è lento, eh. È abbastanza lento. Critica il buono. 14,52. Vabbè, quello se lo prende però se è full vita ancora, perché noi stiamo ancora levandogli l'armatura. Quindi anche se lo prende il problema è dopo. Finite le frecce, già. Non è una bella notizia. Buono. Adesso non lo deve prendere però. Ahia, quanto male fa questo. 39,45 di vita. 22. E lo sapevo. Io ho preso 7 di vita. Buono, morto, morto. Facile, dai. Combinazione ascia-arco è buona. Vai, ciao. Quindi
riceviamo il premio finale che sono 2000 monete più 79 dal pubblico, diciamo. E poi ci dà anche una scrigna, un tesoro. Abbiamo fatto pure un livello, credo, eh? Livello 5. Finish. Quindi noi adesso andiamo nell'inventario, apriamo la scrigna. Vabbè. Mettiamoci questi. Poi andiamo nello shop, io mi prenderei l'ascia pesante, inventario e tac. Questa non si... Una volta si potevano vendere le robe, ci davano un po' di soldarelli, adesso non più. Abbiamo altri 5 punti. Così, e poi le skill. Ok, qui è un po'. Aumenta un po' le chance, penso, di colpire. Qui ci dà qualche freccia in più, farei pure questo. Date che l'arco comunque lo usiamo. E abbiamo finito i punti, però. A un punto ancora. Va bene. Ah, qui credo che possiamo switchare l'arma senza perdere un turno. Buono. Allora, adesso noi possiamo rifare i duelli dall'inizio, cioè dall'inizio. Ritorniamo a fare i duelli, però sicuramente hanno un livello superiore. E poi dopo rifaremo il torneo, però con il secondo boss. Non so quanti boss sono. O se no, possiamo fare la modalità survival o il multiplayer. Io direi la prossima volta, ragazzi, facciamo. Proviamo il survival e proviamo il multiplayer. E vediamo un po'. Comunque almeno un altro video qua sopra ce lo facciamo, perché secondo me non è malaccio come gioco, è divertente. Quindi io al momento vi saluto, ragazzi, vi ringrazio per la compagnia e ci vediamo la prossima volta. Ciao a tutti!